Eccoci alla pillola video 2 della fase 2 della Covid-19. Il titolo di questa pillola è Covid-19, epicrisi scientifica di una tragedia annunciata. Tutto sembrerebbe, ormai lo sappiamo, è iniziato alla fine di dicembre del 2019 nella provincia di Wuhan in Cina, dove per la prima volta è comparso un nuovo coronavirus potenzialmente pandemico. Tralasciando le ipotesi complottistiche tutte da dimostrare di un virus creato in laboratorio e poi intenzionalmente o meno sfuggito all'uomo, è invece acclarato che fino dalla sua insorgenza c'è stata molta reticenza da parte delle autorità cinesi a dare informazioni corrette e complete sul virus responsabile di questa pandemia, sulla sua reale capacità infettante e di patogenicità, nonché sulla possibilità di trasmissione da uomo a uomo anche nei soggetti asintomatici. Tutto questo, e forse altro che non sappiamo bene, ha fatto sì che solo l'11 marzo, quindi ben 2 mesi e mezzo dopo il riscontro dei primi casi di malattia, l'Organizzazione Mondiale della Sanità abbia dichiarato l'allarme pandemia. Altro aspetto di non poco conto è rappresentato dal fatto che era una tragedia annunciata, sicuramente prevedibile e prevenibile. Infatti, fino dai tempi della SARS e della MERS, nei paesi asiatici, esperti del settore avevano preconizzato che una pandemia determinata da un virus ad elevata contagiosità era altamente probabile che potesse verificarsi entro i successivi 20 anni. E ricordiamoci che le epidemie di SARS e MERS risalgono ai primi anni del terzo millennio. Ma questi avvertimenti sono stati assolutamente ignorati, non solo dalla gente comune, che riteneva che fosse impossibile che si potesse realizzare una pandemia a livello mondiale nel terzo millennio, ma, e questo è sicuramente più grave, anche i governi di tutte le nazioni, pur disponendo di informazioni dettagliate su una simile evenienza, hanno superficialmente sottovalutato la possibilità di un'emergenza mondiale di tali proporzioni, non predisponendo assolutamente un piano di argine e difesa verso quello che è tragicamente accaduto. La Covid-19 perciò ha beneficiato fin dall'inizio del suo nascere della congiunzione astrale di due fattori che ne hanno determinato colpevolmente la progressione, sottovalutazione da una parte e superficialità dall'altra. Sono infatti da imputare alla sottovalutazione e alla superficialità la catena di errori che puntualmente tutti, scienziati e politici, hanno commesso di fronte alla pandemia. Sottovalutazione e superficialità riguardo all'agente patogeno in primis. Ricordiamo i discorsi che si facevano all'inizio. Un virus che tutt'al più può causare una sindrome poco più impegnativa di un'influenza, che può colpire solo i vecchi in maniera più importante, ma che per oltre il 90% della popolazione è responsabile solo di un banale raffreddore. Questo ha comportato colpevoli ritardi, a partire dall'Organizzazione Mondiale della Sanità fino ad arrivare ai sistemi sanitari dei vari paesi, nell'adottare da subito le misure di distanziamento sociale che sarebbero state alla base del contenimento della pandemia da parte di un virus altamente contagioso. Sottovalutazione e superficialità nell'osservare come il nostro organismo rispondeva a questo tipo di infezione virale. Infatti, come inevitabile conseguenza della poca considerazione che abbiamo avuto dell'agente patogeno all'inizio, non ci siamo accorti, se non tardivamente, che la polmonite interstiziale, la complicanza che portava all'insufficienza respiratoria responsabile della morte dei pazienti, poteva colpire tutti, indiscriminatamente, anziani, sicuramente più fragili, ma anche giovani, in ottimo stato di salute generale.
E infine, l'ultimo anello della catena di errori di sottovalutazione e superficialità è rappresentato dall'Organizzazione Sanitaria della maggior parte dei paesi. Una pandemia, infatti, non si aggina né tantomeno sicura nei pronto soccorso e negli ospedali, che possono essere, anzi, e così sono stati, fonte di contagio e diffusione del virus, ma sul territorio. Dal suo primo insorgere, la Covid-19, doveva essere affrontata con un contenimento della sua diffusione da parte della medicina di base del territorio, che, con adeguata informazione, protezione ed equipaggiamento, guanti, mascherine, tute protettive, avrebbe dovuto eseguire tamponi nasofaringei a tappeto ai pazienti sintomatici e loro contatti. Questo avrebbe potuto permettere l'isolamento e la quarantena in caso di positività, con conseguente gestione domiciliare dei pazienti con sintomatologie più lievi e avvio a strutture ospedaliere Covid attrezzate di quelli più gravi e con complicanze che potevano richiedere l'utilizzo di terapia intensiva. Tutto questo puntualmente non si è assolutamente realizzato. Quindi, concludendo, la Covid-19 è stata un po' come quel gioco da tavolo che tutti conosciamo, il domino. Le due tessere iniziali, sottovalutazione e superficialità, hanno determinato a livello mondiale, purtroppo, l'effetto domino di caduta di tutte le altre tessere in maniera tragica e rovinosa. Vi ringrazio per l'attenzione.